Salve a tutti, a falliti del web. Qui è l'eccellenza planetaria profetica, il profeta della verità, l'unico che vi fa uscire dalla Matrix de sto cazzo del bodybuilding italiano. Quello che vedevo di, vo dico dopo la sigla. Pie, sciocca testa tripi. Ci vediamo dopo la sigla. Allora ragazzi, oggi niente scrocchio le dita. Caffettino, lavazza e me frego pure la tazza. L'argomento di questo video si chiama Credi in te stesso. So che questi video non vanno, ma non me ne frego un cazzo, anche perché è un qualcosa di motivazionale che potrà aiutare le persone e poi il profeta se lo rivedrà anche quando sarò giù di motivazione. Allora, molti ti dicono con i fatti, oltre che con le parole, non credere nei tuoi sogni, non credere in te stesso, fai un lavoro che non ti piace, vivi una vita monotona come fanno tutti, come fa la gente, perché tutti quanti ti vogliono vedere nella mediocrità. Perché ti vogliono vedere nella mediocrità? Perché la società ti può controllare bene. Ecco perché non ti danno mai la possibilità di evolverti. Le persone più care, anche i tuoi amici, ti andranno conto quando tu ci avrai un grande progetto. Vi faccio esempio, il profeta della verità. C'ho il progetto di esplodere per quanto riguarda il canale, il contenuto da creator su YouTube. Però molte persone ti fanno il finto sorriso. Ti piano per culo, ma già lo vedi? Sì, è il profeta della verità. Per dire, quello è un coglione, no? Il profeta della verità. Quello che devi fare è fare come i cavalli. Devi andare con i paraocchi verso il tuo obiettivo, anche perché chi meglio di te sa quello che tu vuoi fare? Io per dirti, già mi sono analizzato, ma io voglio vivere in questa società, in questo mondo veramente scarso, fare lavori che non mi piacciono, perché cosa? La vita è una sola, eppure è una sola come dico spesso, però perché la dobbiamo vivere facendo quello che gli altri ti impongono di fare? Fare un lavoro che non ti piace soltanto perché magari c'è uno stipendio fra virgolette sicuro? Questa non è vita. È misera sopravvivenza. Cioè, tu vivi una volta morto, che arriva arrivato magari a 70 anni, se ci arrivate pure, se ci arriviamo, una volta arrivato a 70, 80 anni, 90 anni, ritorni indietro col cervello, dici: ma che cazzo di vita ho vissuto? La mia vita o quella che gli altri hanno proiettato su di me? Perché ricordatevi una cosa, che quando tu fai un qualcosa di grande, come lo farà il profeta della verità, sto già attuando dei passi, le persone, inconsciamente e anche consciamente, ti destabilizzano, ti giudicano perché possono fare soltanto quello. Dice: ma dove cazzo vai? Stai lasciando un lavoro sicuro per fare che cosa? Mo faccio esempio mio, per fare lo youtuber. E non è neanche un lavoro. Se io devo stare da retta a tutta sta gente qui, non sarei mai arrivato a 7500 iscritti con una grande community profetica. Cioè, non sarei arrivato a questo livello. Io mi sono messo, ho fatto il primo passo e da lì poi si sviluppano le cose. Quindi quello che vi dico di fare è fate il primo passo verso la vostra realizzazione e non vi fate dire dall'altri quello che voi dovete fare, ma pure se voi dicono i genitori, la madre, il padre, tuo fratello, mandateli tutti a fanculo, perché loro non sanno quello che voi volete o quello che voi ci avete in testa. Io quando giro per strada, che sono sempre sicuro di me stesso al 100%, io so già quello che devo fare. So già che quando la gente parla, che magari ti fanno il finto sorriso, che ti stanno a pià per culo, io dentro di me dico, faccio la psicologia inversa, guarda che ti sta a pià per culo da solo, perché il profeta della verità non si smonta mai. Io sto talmente in un livello successivo, next level, che si scrausi, manchi li vedo io. C'è talmente tanto in alto che veramente fa passare, mi viene una gobba come Andreotti, io neanche li vedo. Ecco perché voi non dovete sentire le persone anche che vi fanno bullismo, che vi dicono non do cazzo vai, fanno anche un bullismo psicologico perché vi vogliono indurre ad andare nella strada della mediocrità, ovvero vivere come fanno tutti. Ti alzi la mattina, vai a lavorare, 10-12 ore di lavoro, torni a casa e che cazzo hai fatto? Non ti sei goduto neanche la vita, poi dicono fate i figli, ma che figli fai? I figli è una mignotta, famo. Nel senso, lavori 12 ore al giorno, torni a casa e il figlio quando cazzo lo guardi? Lo fai guardare i nonni. E quando mi diventa grande il figlio alla nonna la chiama mamma, il nonno lo chiama padre. Veramente stiamo in una società di merda, ecco perché dobbiamo evolverci, lo dico pure per il profeta, io sono sempre per il progresso, dobbiamo evolverci. Renderci finanziariamente, diciamo, indipendenti. Io nel mio piccolo, il profeta, sto cercando sempre, diciamo, nuove idee, nuove strategie per poter fare quello che mi piace, anche perché io lo faccio con piacere fare il creator dei contenuti, è un piacere per il profeta, perché a me piace aiutare le persone. Mentre ci stanno molti che veramente che vi destabilizzano. Quando vi dicono non sei portato a fare una cosa, non lo puoi fare,
che cazzo stai facendo, è qualcosa che si riferisce a loro stessi, perché è la proiezione di loro stessi. Siccome queste persone sono misere, che non hanno, diciamo, le palle di agire, allora quando vedono una persona, ad esempio come il profeta Davide, da tutto sicuro e spavaldo quando camminiamo, cercano di entrare nella tua psicologia dicendoti queste cose per demoralizzarti. Quello che vi voglio dire è una cosa, un semplice messaggio: non vi demoralizzate, non dovete farvi demoralizzare da nessuno, perché voi siete i padroni della vostra vita. Pensate soltanto quando arrivate a 80 anni, a 90 anni, o magari state sulla sedia a rotelle, che non vi potete muovere, tornate indietro col cervello, o sai che direste? Ma io tutte le opportunità che ho avuto, che mi so passare davanti, sono stato un coglione a non coglierle. Cioè, dovevo fare più figure di merda per quanto riguarda magari i rapporti interpersonali, me dovevo buttare di più, dovevo viaggiare di più, dovevo fare quello, dovevo fare di più. Nella vita quello che conta di più non sono i soldi, è il tempo. Perché il tempo non lo puoi comprare. Se arrivi a 80 anni, a 90 anni e c'hai un sacco di soldi, dici: sti soldi come cazzo li spendo se non li ho mai spesi? Il tempo adesso che mi rimane? Mi rimarranno, se mi dice bene, altri 10 anni, ma non posso più viaggiare come una volta, non posso più fare quello che una volta magari avevo le energie per poter fare. Quindi il tempo è una risorsa preziosa. Ricordatevi ragazzi, i soldi si servono per vivere meglio, ma ciò che conta nella vita è il tempo. E vi dico un'altra cosa: non buttatelo, non buttate il vostro tempo, agite nell'immediato, agire ora per un futuro migliore. Quindi sacrifici oggi per benefici domani. Vi volevo dare soltanto questo messaggio, vi saluto, e nel frattempo beccate queste pagnotte, anche perché porteremo altri format per quanto riguarda la palestra, per quanto riguarda le interviste. Fate arrivare il video con la donna profetica almeno a 4000 visual entro martedì, così facciamo veramente dei format da paura. Se volete il format con la donna profetica in palestra, oppure anche un format di cucina, mi raccomando, condividete i video, mettete un mi piace, attivate la campanella e andate a fanculo. Ci vediamo al prossimo video, Scrausi Haters.